だな。Vediamo. Oggi tentiamo l'impresa del pizzicolo. Pizzicolo, io lo chiamo sempre pizzicolo, non so perché lo chiamo pizzicolo. Sono 1500 metri di dislivello. Vedi, queste batterie qua fra qualche anno si ridurranno a essere già inserite qui dentro. Ah sì sì, beh. Oggi proveremo, tenteremo una nuova impresa. Tenteremo di salire il Pizzoccolo, 1500 metri di dislivello, da Toscolano Maderno a Pizzoccolo. Adesso sto andando in modalità off, appunto per risparmiare la batteria, per riuscire ad arrivare al massimo, dell'area ricarica, con la ricarica per la salita. Questo traffico, quello che vedete lì davanti è la cima del Pizzoccolo, non so per cosa chiamo Pizzicolo, devo andare in cima lì. Finalmente siamo fuori dalla statale e ho appena cominciato la salita. Ecco qua, si vede l'inizio della salita al Pizzoccolo, 1500 metri di dislivello, velocità 11 km all'ora. Ecco qui, siamo all'inizio della salita per il Pizzoccolo. Abbiamo appena lasciato la strada statale e cominciamo la salita. Nella prima altura siamo appena sopra le case. In 15 minuti abbiamo raggiunto la chiesa di Maderno e da Bornico. Siamo già alla chiesa di Bornico. Ci abbiamo impiegato 15 minuti. Eccola lì. Nate 2 chilometri, avremo finito la strada di asfalto. Adesso stiamo andando su in eco, ho 68 km di autonomia. Ecco lì il Pizzoccolo, lo vedete in cima alto lì, la punta, e dobbiamo andare in cima lì. Vi mostro un'altra volta il Pizzoccolo, cazzo del Pizzoccolo, perché lo chiamo Pizzoccolo, non so, Pizzoccolo, si chiama Pizzoccolo, eccolo lì, ne abbiamo fatto ancora tante strade. Qui è la veduta, saremo a 250 metri di altezza adesso, tra poco dovrebbe finire la strada di asfalto. E dovrebbe cominciare quella di sterrato. E vado con i pedali normali. Si vede l'ultima volta il Pizzoccolo in cima lì, quella punta. Qui adesso fra poco finisce la strada di asfalto e comincia quella di
più duro. Devo mettere il più perché altrimenti non vado su. È entrato molto in salita. Ecco, adesso metto la telecamera in orizzontale, ti fa rendere conto della salita che c'è qui. Anche in tour faccio fatica. Poi battici a 115, cazzo, poi è l'osso. Ah, è dura. Sono in sport e fatico ancora per andare su di qua. Queste sono le salite che ci sono qua. Guardate che roba. Lato tornante, ho altri 16 km di autonomia con questo rapporto sport. Adesso qui c'è una strada di cemento, lato tornante. Cazzo, qual è che mi becca? Zanzare ce ne sono tante qua. Non devo mica che tirasse così la Madonna. Porco boia, can l'osso. Puttana, so male vacca. Speriamo che vada un po' più in piano perché adesso qua vedo che comincia lo sterrato, forse è più. Ecco, qui finisce l'asfalto e comincia lo sterrato. A posto, qui dovrebbe essere un po' più in piano. Ok, ci vediamo dopo. Qui ritorna un breve tratto di asfalto, vedo. Andiamo qua. E siamo già a questa altezza. Oh, wow. Ah. Abbiamo fatto, cioè non so se ci vedete, ma abbiamo fatto 40 minuti di salita dal Bornico e siamo già fin qua. Ecco, dopo 40 minuti di bicicletta elettrica siamo arrivati qui. Vi mostro la veduta dopo 40 minuti di bicicletta elettrica e qui già lo spettacolo comincia a farsi bello. Eh sì, il panorama è già, saremo a 500 metri di altezza qua, se tutto va bene. Quindi facciamo un primo rifornimento d'acqua. Okay.
peccato che non sia una giornata di pieno sole. Andiamo su altri 26 km di range. Su qua. Hop! Hop! Non molla! Non molla! Queste salite non mollano! Non mollano queste salite qua, vanno su sempre così qua, e vado su con una mano solo, ma sono in sport. Porco, poi si alza la ruota davanti, poi è l'osso. I tratti incementati e dopo dei tratti di sterrato. Evidentemente le pendenze più forti hanno dovuto cementarle. Cazzolina! Per riparo un bivacco, se per caso ti prendi. Adesso il pizzicolo. Grazie, grazie. Thank you.
qua c'è un bivio, di qua o di qua, accidentaccio, andiamo su di qua. No. Vedo che è più assaltata di qua. È talmente pendente che neanche tenendo frenato non si arresta. Andiamo su di qua. Si alza la ruota davanti. Ah! Cacci! Ande qua! Che c'è? Non c'è indicazione! È più corta! È più corta! Ah! Si va su di qua! Grazie, grazie! La vedo brutta anche scendere di qua. Vero? Alcuni tratti è troppo pendente, non va su neanche la bicicletta elettrica. Ho incontrato della gente e mi hanno detto ci vuole un'altra oretta a piedi da qua. Non vedo ancora. Porca voglia di mosche, zanzare. Ecco il panorama da qua. Si vedono le montagne di dietro. Adesso manca l'ultimo tratto, altri 300 metri. L'ultimo tratto però lo vedo molto pendente, non si va neanche su in bici. Porca vaglia, l'osso! Mosche di puttana, Eva! Guarda che mosche! Thank you.
Sì. Guarda, c'hai le fate di ah? Ah? Allora, tu è il mio quello. Io ne ho 500 watt. Ho nati 7 km. Grande. È bella la bicicletta elettrica, mi va dappertutto, mi ha un senso di libertà che neanche con la moto non sia. Che marcia hai te? Turbo? No, seconda. Ah, il turbo. Ah, il turbo. Non l'ho mai usato. 1, 2, 4, 5, 3. È 1650 adesso. Io che 1750 adesso sono arrivato, non ho mai sentito quella 1000 watt. 1000 watt, lì, 10 a gennaio. Ho fino a tosse una batteria doppia.
dimenticando qui da... ho lasciato gli amici perché alcuni sono sulla batteria, solo quello che aveva la batteria di quest'anno. L'ultimo tratto ci sono di una strada così, uno dei miei amici l'ho trovato per strada, ha rotto il cambio, ho rotto la catena, non so, è saltato giù, insomma non ce l'ha fatta, abbiamo perso, avanti, è un po' difficoltoso fare questi passaggi. Come si presenta l'ultimo tratto di strada? Tutto ciottoloso. Siamo arrivati in cima al Pizzoccolo, ecco lì la bandiera, questo è il panorama che si ammira, ecco, guardate quello che è anche da qua, la mia bicicletta. Lì è il lago di San Silvestro, lago San Silvestro. È stata dura qua, l'ultimo, specialmente l'ultimo tratto è una roba impressionante. Facciamo una foto ricordo. Siamo un sacco di tante di pecore e di posti grossi, io trovavo un posto migliore.
saranno 700-800 metri di burrone qua sicuri. Peccato sia foschia. Peccato che ci sia foschia su. Dorime, interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanzirei. Mi fido da più. Dorime. Mi espongo troppo qua, sono salto. Guardate la rapidità che c'è qua. Che c'è quel scanso lì, vedi, c'è quel scanso lì di Ebornico, da qua vedo il mio condominio Bornico, da qua si vede Bornico, l'isola dei conigli si vede in fondo lì, l'isola di Garda, e quella lì, la penisola lì, è Sirmione. Forza Piacenza! Ci siamo! Attenti a scivolare quella cacca di pecora qua, perché... Adesso fa le po' di forza che ce l'ha più lungo per vedere a prendere più puntone possibile, me ne va normale. Poi arriva il neo di WhatsApp, un culo tutti. Esatto. Segui il GPS, vai. C'è ancora gente in giro al lago? No,
Rispetto a agosto c'è un terzo. Rispetto a agosto. Vieni a fidarsi, sta distante. Questo è il suono moderno, ok? Vediamo.